Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Rickman e siamo in questo nuovo vlog. Oggi voglio fare un vloggettino così piccolo piccolo, veramente semplice, di pochi minuti, perché devo dare poche novità sostanzialmente. Intanto vi ringrazio per gli iscritti, perché oramai siamo a 391, quindi vi ringrazio molto, ma ormai questo lo sapete, ogni volta vi ringrazierò su ogni vlog e non potete farci niente, dovete subirvi sempre i miei ringraziamenti. In ogni caso, abbiamo raggiunto quasi le 100.000 views in tutto, e che sono veramente tante, sono 98.500 e qualcosa, 400 e qualcosa, comunque più o meno siamo quasi a 100.000 visual, direi che sono abbastanza, 100.000 visual, diciamo che insomma non sono proprio poche. Però più che altro volevo dirvi che adesso vorrei fare, adesso che sono a casa, ovviamente non c'è scuola, vorrei iniziare a fare almeno 3 video a settimana, ovvero i giorni sarebbero lunedì, mercoledì e sabato e cose così, perché praticamente faccio un giorno sì, un giorno no, neanche. E vorrei iniziare a fare appunto 3 video a settimana, poi pian pianino magari arrivo a 4, 5, 6, finché ne faccio uno al giorno. Più che altro volevo dirvi questa cosa qui. Parliamo, anzi, per allungare un po' il vlog, per non fare un vlog da un minuto che... per WhatsApp ci sono state grandi novità, nel senso, adesso ha ricevuto un aggiornamento corposo che non è che pesasse tanto, perché pesava circa sugli 8 mega e 64, se non sbaglio, comunque poco più di 8 mega. Però adesso la novità è, vabbè, oltre che possiamo mandare delle foto vecchie, che non ho neanche capito neanche io, ma è possibile inviare gli APK tramite WhatsApp, perché come sapete una volta non potevamo mandare degli APK, si poteva solo mandarli tramite Telegram. Adesso anche tramite WhatsApp, infatti io stavo per postare un video in questi giorni e poi WhatsApp mi ha anticipato, cioè anzi lo stavo caricando quando mi si è aggiornato, che in pratica c'era questo trucco che ci permetteva di inviare dei file APK tramite WhatsApp. Semplicemente bastava che noi rinominassimo il file, per esempio chrome.apk, per dire la prima cosa che mi venuta in mente, chrome.apk, noi l'estensione la rinominavamo in qualcosa che WhatsApp supportava. Per esempio io potevo mettere chrome.mp3, chrome.jpeg, chrome.png, chrome.txt e così poi appunto lo mandavo alla persona. L'altra persona riceveva questo file, per esempio chrome.mp3, lo scaricava, lo rinominava in chrome.apk, appunto poteva installarsi l'apk tranquillamente. E però invece no, perché ormai, cioè, è più comodo in realtà, è comodo che io tramite WhatsApp possa inviare degli apk senza stargli a rinominarli tutto sto casino macchinoso. E no, è semplicemente adesso è molto più comodo e sono felice di questa cosa, perché mandavo abbastanza apk in giro. Quindi niente, ho finito. Vi saluto, ciao ragazzi!